Adesso interverrà Gianni Scarpa, che è il candidato per IRS alla competizione elettorale che ci sarà il 30 e il 31 di maggio per il collegio di Ussi Pisi. Buonasera a tutti, sono Gianni Scarpa, sono nato a Ussi, sono particolarmente emozionato perché sono nato 20 metri più giù di questo bar, in una casa che ancora esiste, che ormai non è più di proprietà della mia famiglia, che è stata venduta tanti anni fa, però questo mi crea una particolare emozione che io dopo 58 anni sono capitato vicino a casa dove sono andato a parlare di politica, perché io non sono un politico, io faccio il medico a Tissi da 30 anni ormai, sono vicino Avete a... anche perché, insomma, da qualche anno, oltre a interessarmi di medicina, che è la mia attività principale, ho letto un libro un paio d'anni fa, un libro che si intitola Euroschiavi. E l'ho letto, un libro che tratta di economia, perché l'ha scritto un avvocato che si chiama Avvocato della Luna e un medico. E come mai un avvocato e un medico scrivono questo libro, poi il titolo Euroschiavi? Bene, questo libro mi ha fatto entrare nel mondo dell'economia, attraverso la quale poi, stranamente, il mio disgusto della politica italiana di quest'ultimo periodo, che mi ha portato a scegliere una politica sarda, perché secondo me, secondo Gavino, secondo l'IRS, una delle ultime vie di salvezza che ci rimane è proprio aderire a un movimento indipendentista sardo. Gavino sarà stato illuminato già da qualche anno fa, ha tardato a farlo capire, però stiamo sempre aumentando e speriamo di continuare ad aumentare. Io vi leggo solo quest'atto del governo italiano, che tutti abbiamo votato, perché tutti noi, se abbiamo votato per forza o sinistra o destra o centro, che non è altro che sinistra e destra divise in due, non si scappa. Le scelte sono solo quelle, sino a oggi. Oggi abbiamo un'alternativa per cui. Allora, lo Stato italiano, attraverso il ministro della difesa, che chi votava a destra l'ha sostenuto, chi votava a sinistra ha sostenuto altri, ha fatto questa proposta di legge, vuole acquistare 131 cacciabombardieri F-35 che costano allo Stato italiano 13 miliardi di euro. Per dirlo in lire, 13 miliardi di euro sono 26 mila miliardi di lire. E come li spende lo Stato che abbiamo favorito noi con il nostro precedente voto, o di destra, o di sinistra, o di centro? Qualcuno di noi pensava che votando per dire sinistra o destra o centro il nostro voto sarebbe finito in un acquisto di 13 miliardi di euro di cacciabombardieri? Io sinceramente non ci ho mai pensato, facendo una croce, che fossi stato, come dire, coinvolto, come anche voi, come tutti noi, in queste scelte che, essendo profondamente pacifista, e avendo comunque sposato anche l'idea dell'IRSI, che è un movimento pacifista, ecologico, per la natura, appunto contro tutte le, come dire, queste costrizioni che esulano dalla nostra volontà, praticamente questa è una russa, propone questo acquisto nonostante 5 anni fa lo stesso Stato italiano aveva già rinnovato i vecchi F-104, che erano i nostri cacciabombardieri antichi, con altri aerei che leggo qui, che si chiamavano caccia Euroflyger. Quindi 7 miliardi già spesi 5 anni fa, non bastavano questi 120 nuovi caccia, questo ne può comprare altri 131. Attraverso, durante la, come è scritto qua, perché non è farina del mio sacco, è tutta. Tutte queste notizie sono consultabili su internet e sono atti del governo. L'Italia ha aderito già dal 1996 con il primo governo Prodi, adesione poi confermata dal governo D'Alema nel 98 e riconfermata dal secondo governo Berlusconi nel 2002, per cui non c'è salvezza, sia che votiamo a sinistra, sia che votiamo a destra.
i nostri governi, che noi li mandiamo lì per amministrare la nostra cosa pubblica e avere una vita più serena, più tranquilla, ne riceviamo che questi pensano a comprare cacciabombardieri perché ci dobbiamo difendere o attaccare non so chi. Se qualcuno di voi è in sintonia con questa linea, io penso di no, perché è una cosa che secondo me non ce ne dovrebbe fregare niente. Cioè, siamo, penso, dovremmo essere istintivamente per la pace. Cioè. Per cui sottoscrivere queste scelte, essere, come dire, inconsapevolmente sostenitori di queste scelte, hanno determinato nella mia persona la voglia di non votare più, di non andare più a votare, solo che se non si va più a votare abbiamo capito che va tutto a vantaggio di queste persone, come le ultime elezioni, questi di destra e di sinistra hanno preso meno voti, però in percentuale sono aumentati, per cui abbiamo vinto, quindi adesso compriamo anche carri armati. Per cui questa premessa serviva per tentare di far capire che continuare a dare un voto alla sinistra o alla destra italiana a noi ci può soltanto danneggiare, perché, e qui vi faccio un esempio per dire di Ossi, qualche settimana fa, la USL di Sassari c'è l'ospedale civile dove sono più di un anno che non assumono più infermieri e molti reparti stanno rischiando di chiudere, tipo la neurochirurgia che era un fiore all'occhiello, e anche altri reparti dove ci sono, io ho molti infermieri che sono i miei pazienti, sono tutti stressati perché non assumendo nuovi infermieri sono, devono fare turni massacranti che chiaramente li rendono un po' nevrotici come tutti noi quando siamo sottoposti a richieste eccessive. Beh, il nuovo direttore sanitario, che tra l'altro è di Ossi, ha resosi conto della situazione e ha proposto l'assunzione di 70 infermieri, tra cui probabilmente molti anche di Ossi, che hanno già fatto il concorso, sono tutti idonei, ha mandato questa proposta che è indispensabile, altrimenti l'ospedale inizierà a chiudere le parti, quindi la sanità per noi che ci usufruiamo dell'ospedale civile peggiorerà. La regione ha risposto: non potete assumere perché non abbiamo soldi. E come mai ci sono 26.000 miliardi di euro per comprare cacciabombardieri? Non troviamo i soldi per assumere infermieri in un ospedale che sta per chiudere, non troviamo i soldi per fare una sassa di Olbia, eolico, solare, fotovoltaico, per tutte queste cose che riteniamo fondamentali per vivere meglio, per vivere meglio, perché quelli che abbiamo votato sino ad oggi, invece di pensare di risolvere i problemi del quotidiano, i problemi di noi italiani o di noi sardi, pensano che ci dobbiamo difendere o che dobbiamo attaccare, non so. Questo era per far capire che il voto all'IRS è l'unico, vogliamo portare il popolo sardo, ma anche spiegarlo al popolo italiano, dal quale non ci vogliamo dividere, perché la maggior parte delle persone, quando si parla di indipendentismo, scatta subito un meccanismo di paura, che è quello: ma come facciamo noi isolati, magari non bastiamo a noi stessi. No, indipendentismo non vuol dire isolamento, è proprio il contrario, vuol dire un'apertura maggiore, non solo per l'Italia, perché se l'Italia continua a proporre queste spese folli, è meglio che noi ci stacchiamo e con le nostre tasse facciamo spese ecologiche, spese per stare meglio noi qua e ora, da subito. Potrei parlare anche di moneta, di altre cose, però voglio lasciare la parola a Gabino. Ma questo mio intervento spero che vi sia servito per poter divulgare quanto è pericoloso continuare a votare anche i nostri corregionali sardi, perché che aderiscono ancora a questi partiti di destra e di sinistra, perché alla fine, anche se sono dei galantuomini, delle persone oneste, degne di fiducia, la regia avviene a Roma oppure a Milano, per cui loro non è che possono incidere se non decidono anche loro di sposare assieme a noi l'indipendentismo. Grazie.